Ciao amici, bentornati nella cucina di MasterChef. Oggi usiamo le zucchine, un ortaggio di stagione che ho aspettato per tutto l'inverno, per preparare le polpette di zucchine ricotta, semplici, leggere e piene di gusto. Vediamo come si fa. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di privare le nostre zucchine delle estremità dopo averle lavate e ridurle a julienne. Potete tagliarle a mano oppure potete utilizzare come me un comodo mixer che vi facilita il lavoro. Dopo aver ridotto le zucchine a julienne, le andiamo a trasferire in un colapasta per poi cospargerle di sale grosso. Questo permetterà alle zucchine di buttare via tutta la loro acqua e di poterle utilizzare direttamente da bruciare. Ho aspettato mezz'oretta e ora non mi rimane che sciacquare per bene le mie zucchine per eliminare il sale in eccesso e poi strizzarle con le mani per eliminare l'acqua. Quando le zucchine sono belle asciutte, dopo averle strizzate bene, possiamo procedere alla preparazione delle polpette. Per prima cosa aggiungiamo la ricotta, poi mettiamo l'uovo, un po' di parmigiano grattugiato, sale, pepe e pangrattato quanto basta per avere una consistenza compatta ma morbida. Se come me avete i bambini allergici alle cose verdi, potete anche optare per frullare tutto all'interno del mixer. Quindi mettete tutti gli ingredienti delle vostre polpette all'interno del mixer e otterrete una crema abbastanza liscia che nasconde ogni traccia di zucchine. Siamo finalmente pronti per la formatura delle nostre polpette. La prima cosa che dobbiamo fare è ungerci le mani con un filo d'olio per non far appiccicare l'impasto. Dopodiché iniziamo a prelevare dei mucchietti di impasto e a formare delle palline. A questo punto potete procedere alla cottura diretta delle vostre polpette oppure fare come me, ingolosirle un altro po' passandole esternamente nel pangrattato. Un ultimo trucchetto che voglio lasciarvi prima di infornare le vostre polpette è quello di schiacciarle un pochino con le dita in teglia. Questo assottiglierà la parte morbida dando risalto alla croccantezza esterna, rendendole quindi più golose. Filo d'olio e pronte per il forno. 200 gradi, un quarto d'ora, 20 minuti. Ricordatevi di girare le polpette a metà cottura. Finalmente ci siamo, le nostre polpettine sono pronte per essere gustate, un profumino unico. Se vi va, trovate la ricetta completa con tutte le dosi nel mio blog MasterChef. Io a questo punto mangio. Buon appetito e alla prossima. Ciao!